Buongiorno agli amici del Forum Belli Capelli e un saluto ai moderatori e all'organizzatore del forum. Dottor Tesauro, quali sono le difficoltà di intervento su un paziente che presenta tessuto cicatriziale in area ricevente? Il tessuto cicatriziale in area ricevente deve lasciar sempre sospettare un difetto di vascolarizzazione. Il difetto di vascolarizzazione può compromettere la ricrescita dei follicoli. La scelta probabilmente più indicata per la maggioranza di pazienti con grossi problemi in area ricevente è optare per un trapianto a densità leggermente più bassa di quella normalmente indicata. Bisogna sempre considerare cosa rischia il paziente. Utilizziamo per ciascun trapianto dei follicoli che desideriamo che ricrescano. Se questi non ricrescono, questo è un insuccesso operatorio. Quindi offrire una doppia sessione può certamente apparire uno svantaggio, ma è finalizzata a rispettare il massimo interesse per il paziente. Cosa ne pensa dell'utilizzo di ACell sia per le unità follicolari sia sulle cicatrici? L'utilizzo di ACell è un nuovo tentativo di stimolare la ricrescita dei follicoli. Non è l'unico che è stato fatto in questi anni. Io credo che ogni pratica abbia bisogno di alcune ricerche scientifiche fatte con metodo e con risultati che siano assolutamente indubitabili prima di poter passare a un utilizzo su larga scala. I primi risultati che il dottor Izzi, che ha presentato nel congresso di Capri, e che il dottor Cule ha presentato nel congresso di Istanbul sono certamente molto incoraggianti, soprattutto per coloro che dispongono di una zona di prelievo piuttosto limitata. Di conseguenza, bisognerebbe ritenere ogni nuova metodica riservata per le persone che non hanno alternative, fin tanto che questa non sia completamente validata da un punto di vista scientifico. Non essendo più del tutto nuovo in questo settore, si corre il rischio qualche volta di seguire delle mode senza essere del tutto certi che queste mode, queste tendenze abbiano poi un valore, scientifico. Non siamo percentuali, abbiamo interesse che ciò che viene fatto su di noi avvenga, quindi dia risultato in modo assolutamente preciso. L'ESL è qualcosa a cui porre una grande attenzione, ma stando a vedere i numeri, quindi i pazienti che sono stati trattati sino ad oggi, si tratta di un numero di pazienti piuttosto limitato e di conseguenza bisognerà aspettare che la ricerca sia più ampia per decidere di impiegarlo su larga scala. Se un paziente è giovane e presenta un diradamento diffuso, è preferibile attendere per l'operazione o comunque non sarà un candidato nemmeno in futuro? Se un paziente è diradato, bisogna tener presente che l'autotrapianto, non essendo un intervento perfetto, può da solo determinare in una buona percentuale dei pazienti un'accelerazione dell'indebolimento dei capelli esistenti. Questo non è una regola in assoluto, però è un rischio decisamente elevato per dei pazienti che sono dei candidati a vedere una diminuzione graduale del loro calibro nel corso degli anni. Accelerare è un danno. Ci sono pazienti che possono avere una capigliatura omogenea e diradata per moltissimi anni, quindi spostare semplicemente in avanti il fenomeno in tempi molto brevi non è un qualcosa che può passare come un errore del chirurgo che in fondo ha riproposto in anticipo una situazione che si sarebbe comunque dovuta verificare. È un errore che può rappresentare un rischio durante l'intervento. E bisogna valutare con cura se questo rischio voglia essere condiviso dal paziente. Quando si è davanti con un paziente diradato e si parla di un intrapianto o di un qualunque altro intervento, si deve creare quella che normalmente viene definita un'alleanza terapeutica, cioè siamo alleati nella risoluzione del problema del paziente. In questa alleanza è strettamente necessario che si condivida tanto il successo, come spesso capita, ma anche i rischi. Quando un paziente entra in studio, i rischi tende a minimizzarli nella stragrande maggioranza dei casi. Bisogna che per ciascun paziente il chirurgo dia un tempo di visita sufficiente a capire quali possono essere i rischi reali. Avere delle fotografie di pazienti diradati che dopo i trapianti a distanza di un anno hanno avuto un ottimo risultato e a distanza di due hanno visto che questo risultato, piuttosto che consolidarsi, si è vanificato, dovrebbe spingere questi pazienti verso un'opzione prima terapeutica e poi chirurgica. Cosa ne pensa della tecnica, di autotrapianto con i capelli strappati dal dottor Cule?
La tecnica di autotrapianto con capelli strappati, quella che normalmente viene definita plucking hair, è una tecnica che innanzitutto ha delle origini. Sappiamo che quando un capello viene strappato, il capello può fuoriuscire dal canale follicolare in due modi diversi. Può fuoriuscire completamente nudo, di conseguenza i mezzi di ancoraggio tra la parte delle guaine epiteliali e la corticale del capello si spezza, di conseguenza il capello viene fuori in maniera assolutamente pulita, non ha cellule attaccate ad esso, non c'è nessuna possibilità che quel capello strappato, ripiantato altrove, ricresca. In altri casi è stato osservato in precedenza dal dottor Santi di Genova e poi più di recente dal dottor Cooley che esistono delle cellule staminali che rimangono attaccate, quindi delle cellule della guaina epiteliale interna che rimangono attaccate al capello. Queste cellule possono rappresentare, soprattutto se stimolate, una base per la formazione di nuovi capelli. L'idea ovviamente stimola molto l'immaginario di tutti noi. Strappare dei capelli, quindi lasciare una piena potenzialità di ricrescita nella zona donatrice e avere dei capelli da trapiantare nella zona ricevente, vorrebbe dire seguire l'ideale del cosiddetto sito donatore infinito. Di fatto però ci sono alcuni dubbi. Che crescano i capelli trapiantati è un dato assodato. Il dottor Cooley ha strappato alcuni capelli, li ha esaminati al microscopio. Tutti quelli che avevano delle cellule in prossimità dello stelo sono stati prima imbibiti in una pappa di Hazel, cioè quel prodotto che stimola la ricrescita cellulare, e poi trapiantati come una normale unità follicolare. In taluni casi ha visto delle ottime ricrescite, in altri nessuna ricrescita. C'è da dire che anche sulle ricrescite, che possono entusiasmare molti di noi, va fatta una specifica. Quanti cicli follicolari saranno in grado di fare quei capelli? O meglio, quanto durerà un trapianto fatto con capelli strappati? Il minor numero di cellule staminali e il trauma subito da queste cellule certamente è pregiudizievole di una crescita per molti cicli follicolari. Ancora una volta, una tecnica che va seguita con grande attenzione, che va ripetuta soprattutto in quei pazienti nelle quali oggi si utilizza, quelli con aree, cicatriziali, con aree da ustione o altre, in cui obiettivamente non esistono alternative. Non è una tecnica ancora da utilizzare di routine. In quali pazienti è preferibile un intervento FUE rispetto ad uno con tecnica strip? Questa è una domanda molto, molto importante, perché la tecnica FUE e la tecnica strip sono due tecniche diverse di prelevare i follicoli dalla zona donatrice. Hanno generalmente delle grandi differenze in termini di numero di interventi, di modalità di utilizzo della zona donatrice. Volendo limitarci a ciò che normalmente interessa ai nostri utenti è, in primis, quanto si vede una cicatrice. Quindi, noi sappiamo che con delle ottime tecniche di prelievo la cicatrice si può vedere assai meno, eppure esistono dei pazienti in cui la cicatrice si vede ugualmente. Questi sono normalmente i pazienti che portano tagli di capelli molto corti, ma al di là del taglio di capelli molto corto, che è intuitivo, normalmente i capelli in cui si vede la cicatrice sono pazienti, i pazienti non i capelli, sono normalmente pazienti che hanno una densità piuttosto bassa anche nell'area donatrice o hanno dei capelli piuttosto fini. La capacità di copertura dei capelli del margine superiore sul margine inferiore risulta di conseguenza più bassa. Con tagli corti la cicatrice rischia di intravedersi. Pazienti che hanno capigliature molto molto folte, generalmente anche con tagli molto corti di capelli, mostrano, se la cicatrice è ben fatta, assai poco questo elemento. Tra l'altro bisogna fare un distinguo, anche la FUE non è un intervento completamente privo di cicatrici e anche in quel caso i piccoli puntini bianchi con tagli di capelli molto corti si possono vedere. Se vogliamo comunque non limitarci al rischio di visibilità dell'area donatrice, potrei dire che pazienti che necessitano di grandi sessioni, quindi superiori a 3.000-4.000 unità follicolari, è quasi obbligo che siano dei candidati per un intervento strip, o almeno
è molto più agevole, richiedono meno sessioni, ottengono ciò per cui entrano dalla porta dello studio e quindi il loro risultato in un tempo decisamente più breve. Con la tecnica FUE sono necessarie più sessioni e spesso questo numero di sessioni comporta un intervallo di tempo e una spesa che molti pazienti non possono ancora affrontare. In linea di massima quindi direi che lo spartiacque è legato tanto alla visibilità del segno quanto al numero di unità follicolari. Ci sono motivi che possono determinare minori risultati nelle sessioni successive FUE o STRIP? Questa è una domanda che molti si pongono ed è giusto porsene. Facciamo, non è possibile rispondere in modo univoco. Parliamo quindi prima della FUE. La FUE non è una tecnica unica, è un modo di prelevare i follicoli dalla regione occipitale attraverso dei piccoli punch che negli anni sono cambiati per materiale, per dimensione, per forma in particolare del bordo anteriore. Ciascuno di questi punch può essere utilizzato in modo manuale o in modo automatico. Ciascun paziente inoltre è diverso. Sappiamo che quindi questi piccoli traumi, se sono apportati al cuoio capelluto in modo preciso e corretto, lasceranno nella maggior parte dei pazienti una cicatrice minima o inesistente. In altri pazienti, se i punch utilizzati sono di calibro maggiore, se l'attrito tra la parete esterna del punch e la cute, cosa che ha sottolineato Feller in alcuni articoli, è alto, si creano dei movimenti di torsione e delle opportunità di deposito di fibre e collagene che certamente rappresenteranno una piccola cicatrice, anche interna, che causa la distorsione dei follicoli vicini. In questo caso il secondo operatore, quindi il secondo chirurgo che opererà il paziente, che sia lo stesso o un chirurgo diverso, avrà una maggiore difficoltà nel prelevare i follicoli. Un'estrazione più difficile risulterà quindi in una minore percentuale di follicoli estratti in modo corretto ed un minore attecchimento. Non è possibile generalizzare, ma è certamente un rischio, in particolare nelle FUE mal eseguite o nelle seconde FUE dopo sessioni molto molto grandi. Il discorso per la STRIP è diverso. Nella STRIP la cicatrice viene interamente rimossa nel corso del secondo intervento e logicamente il prelievo sarà un po' più piccolo. Normalmente le percentuali di attecchimento sono identiche, però ne risulta generalmente un numero di unità follicolari inferiori nella maggior parte dei casi a quello della prima sessione. Di conseguenza si può dire che se nella FUE esiste un rischio di peggiore attecchimento nella seconda sessione, nella STRIP generalmente si fanno soltanto sessioni più piccole. Cosa pensa delle megasessioni? Le megasessioni sono una parte, voglio dire, della chirurgia della calvizie che mi ha sempre estremamente affascinato. Non nego che io sono il primo a essere affascinato come l'utente di belli capelli leggendo le sessioni di colleghi che si sono spinti a record estremamente alti, soprattutto quando questi record sono poi stati seguiti da un ottimo attecchimento degli innesti e di conseguenza da grandi risultati. Però calandoci un attimo nell'utente del forum che guarda determinati numeri, che legge delle sessioni, vorrei fare alcune distinguo. Le sessioni affascinano, io stesso le ho inseguite, ma ciò che bisogna domandarsi quando si legge il report di una sessione, quando noi stessi ipotizziamo per correggere un problema che ci affligge una sessione molto grande, che età abbiamo e a che cosa corrisponderebbe dell'area, della percentuale di area donatrice, il numero di innesti che ci è stato proposto. Per alcuni pazienti un numero molto grande di innesti, 4.000, 5.000, può corrispondere al 60-70% della capacità donatrice. Eseguire un intervento a 30 anni utilizzando un'ampia capacità donatrice può essere fatto in rapporto però a quella che è l'area interessata e i rischi evolutivi. Di conseguenza è bene accertarsi di disporre in rapporto a quelle che sono le possibilità evolutive di un'ampia riserva di follicoli, perché i trapianti non sono interventi eterni, o meglio i follicoli trapiantati, a dispetto di quello che spesso si legge su alcuni siti internet, non sono eterni, neppure se il paziente fa terapia. Esistono casi in cui si ha un attecchimento completo e una durata lunghissima negli anni e casi in cui anche i follicoli trapiantati saranno affetti da un invecchiamento che esporrà il paziente al rischio di un reintervento. In quel caso
La ragionevolezza spingerà a utilizzare percentuali più ridotte di aria donatrice per risolvere il problema che oggi abbiamo. Il bilancio è piuttosto complicato da fare, però la prudenza è certamente un'ottima consigliera. Ho l'occasione per ringraziare tutti gli utenti del forum. Mi dispiace per coloro che hanno iniziato dei report, alcuni dei miei pazienti non li hanno completati. Mi sono ripromesso con i miei collaboratori e con l'aiuto di Bola di cercare di completare al massimo quelli che sono i report non ancora terminati, in modo tale che questo forum rappresenti una delle sedi in cui sia possibile trovare un'informazione corretta. Grazie ancora a tutti per l'ascolto.